Bene ragazzi, proseguiamo oggi, andiamo in direzione del boss, o almeno credo sia il boss, a giudicare dall'arena che ho intravisto l'altra volta, ecco, e diciamo che è molto molto probabile. Nel frattempo uccidiamo un po' di bestie di Satana, così giusto per... E andiamo avanti, anche se questa zona qua deve ancora dare, eh. E io continuo a dirlo, infatti qua... Ci sono ancora svariati oggetti da prendere, però va bene. Ciao Luca. Allora. Direzione boss fight, credo. Stavo dicendo. Vediamo se ho ragione. Per l'occasione ho farmato un sacco di fiale del sangue, sperando di non doverlo più fare fino alla fine del gioco. Ecco, per l'appunto, partiamo bene perché sono scemo. Vabbè, come non detto, boss, credo sia qua. Però questa zona qua, Luca, deve ancora dare molto. Mi sa che dopo la esploro per bene. Prima ripulisco qua e dopo andiamo ad esplorarla. C'è proprio una metà che non ho praticamente visto. Ho paura. Che sia questo... Amigdala... Ma l'amigdala non è tipo... Dai, amigdala. Ah no, niente lock, è vero. Metti qua la testa. Perfetto. Dai. Però senza lock è difficile capire dove è la testa, eh. Eccolo. Aglio. Via. Niente, ogni tanto... Cosa devo fare per colpire la testa, sta merdina qua? Bene. Ma che palle. Niente, eh. E la coda? No, eh. Ah, si gira a parte, mica stupida, eh. Incazzato. No, eh. Io provo sempre la coda, ma vedo che non funziona. Bene. Cosa fa? Quindi non solo la testa ma anche le zampe anteriori volendo. Aia. E vai. Io spero che non risusciti, onestamente. Chissà. Vediamo. Sei coltelli da lancio fanno effetto. Teoricamente è morta. E vai. Ucciso con il coltello. Yes. Calice di Loran cadente. E vabbè dai. Bravo, eh sì, più o meno, in realtà due o tre tentative sono serviti, però vabbè. No, più che altro ha pochissima vita, però... Però fa un sacco di danno, cavolo. Ciao, San. Un sacco di...
Lanterna. Ah, ma non si va avanti di qua. Convinto che... E invece no, è un vicolo cieco. E quindi? E quindi? Vabbè. E dov'è Kainhurst? Vediamo. Eccolo qua. Ciao Mactis. Sì. Ciao Mactis, grazie, alla prossima. Andiamo a Kainhurst. Ah, Judgment. Sì. Ah, quindi lo giocherai tipo su computer? Yakuza 0, credo, o no? Lo so. Purtroppo è l'unico modo, sì. Anche Shenmue 1 e 2 hanno tradotto, se non ricordo male, eh. Allora, vediamo un attimo la parte dove voglio andare io. Dovrebbe essere... Ma fa lo stesso. Fa lo stesso. Via. 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 Aia. 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 Oh, la smettete. Ma che cazzo. Che merda. Cioè, se finisco la stamina... Ma dai. Ho appena scoperto che sto bastardo qua mi fa finire la stamina. Ecco cosa fa, ecco. Che pacco. E di fiale nemmeno l'ombra. Allora. Ho capito, Paolo. Bene, sono contento. Proseguiamo. Vediamo se stavolta riusciamo a batterlo, dato che non abbiamo le scariche elettriche. Non abbiamo l'attacco fulmine, che secondo me era quello che ci penalizzava, eh. Allora, abbiamo detto che... Vediamo un attimo se riesco a recuperare delle fiale. No, niente fiale. Il boss, Paolo, sì. Che il boss è ancora più segreto della zona segreta, dato che per raggiungerlo bisogna fare tutta sta tiritera qua. Boh. Mai visto una roba del genere. Solo in Bloodborne potevano fare una cosa così. Super i cornicioni, boh. Come quando da piccolo cercavo tipo i bug delle mappe. I bug e i glitch. Esattamente, Paolo, proprio quello. Prepariamoci perché mi farà il culo svariate volte, credo. Ma allora, Martiri Logarius. Ah beh, dai, allora mi consolo. Io ho imparato grazie a te, perché altrimenti probabilmente non le avrei mai usate, per cui boh. Yeah.
basta Gisetto, scappa, 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 scappa. Sì, beh. Sì, ma sti colpi qua, ma... Ah, ok. Quattro colpi, una volta l'ho preso, vabbè dai. Sì, ho capito, ma se non vedo neanche dov'è. No! No, eh? E allora? Merda. E che cazzo. Sì, ma oh, il frame rate qua. Ma porca di quella troia. Ma no. No. Sì, ma... E il lock? Ma che cazzo? Sì, ma ragazzi, se non mi fa il lock non riesco a vedere dov'è, cazzo. E quando faccio il lock mi centra la telecamera davanti. Ecco, tipo adesso. Dai, porca di quella troia. Ecco, anche adesso. Ma che cazzo di problemi ha sto lock di merda? Dai, non è possibile sta roba qua, eh. E il colpo dove è finito adesso? Boh. Mamma mia! Preda uccisa. Sì, ho capito, ma... Boh, è atroce sta roba qua. Come si fa a fare sta roba qua? Cioè, non è... Non è normale sta cosa. Comunque, grazie a tutti, ragazzi. Sì, è vero, il parry è sicuramente un... Un fattore importante, però guardate che... Non ce la faccio più, Non ce la faccio più. Cioè, prendiamo la corona, prendiamo la corona. Corona delle illusioni. Cioè, veramente qua, ragazzi, guardate che... Metà della difficoltà sta negli FPS,
Metà della difficoltà di questo boss qua sta nel frame rate e nell'input lag. Cioè non è il coso. Boh. Aumenta la dexterity e... cioè intendi la resistenza, la stamina. E blood tinge? Cos'è il blood tinge? Cioè non è possibile. Come, dove vado? Ho sbagliato? Corona delle illusioni. Abilità. Ah, ok. Aumenta l'abilità, va bene. Inventario. E vediamo di usare queste. Perché san dove vado? Dimmi. Aumenta l'abilità invece della forza, va bene. Ah, ok, scusa, non avevo capito. Adesso andiamo. Mi fate fare due livelli per cortesia. E mi tranquillizzo un attimo perché qua non posso più. Comunque grazie Diaclone. Il tuo aiuto è stato fondamentale. Se vuoi passare anche nel canale YouTube, sappi che faccio anche YouTube eventualmente. E... però è un po' diverso, diciamo. Inventare, vediamo un attimo. Mi devo un attimo calmare. Ah, ok, ok. Va bene, ma lo fai in inglese te? Spero tu stia scherzando. Bentornato, buon... Che cosa del... Ah, ok, ok. Molto bene, lasciami avvi... Allora, abilità. Abilità. E la tinta del sangue. R3 aiuto, vediamo un attimo. Parametro della potenza delle armi e proiettili di mercurio. Può determinare la capacità di usare alcuni equipaggiamenti. Ah, ok. Ok. Perfetto. Addio, buon cacciatore. Vediamo un attimo. Seggio di Logarius. No, è impossibile, dai, non ci credo. Il tuo visceral attack. Ah, ho capito. Utile sapersi, non sapevo. Allora. Facciamo così. E mettiamoci la corona delle illusioni. E andiamo sul trono di Logarius. Si è rivelato un'altra parte. Si è rivelato un'altra parte del castello di Kainurst in pratica. Vabbè. Cos'è sta roba qua? Ci andiamo avanti la prossima volta, sapete. Io avrei anche fame. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie Diaclone. Bene. Io qua vi saluto. Grazie a tutti. Ah, c'è la regina. Ah. Bene, dai. Ci sentiamo stasera, ragazzi. Alle 21 facciamo una live. A presto. Bene, ragazzi. Proseguiamo e ritorniamo a Kainurst vedendo dove porta appunto quella parte appena sbloccata con la corona. Seggio di Logarius. Sono preoccupato. Occhio iniettato di sangue, materiale usato in un rituale del sacro calice. Un bulbo oculare perfetto rimosso subito dopo la morte. Bene. Mamma mia, quanto mi ha fatto...
dannare questo boss. Quanto mi ha fatto dannare, cavolo. Lui e i suoi mitici attacchi agli FPS e all'input lag. Mamma mia. Sono le mosse più forti che faceva, eh. Vabbè. Allora. Bambini ovunque qua. Sento perennemente un bambino. Possiamo andare qua sopra? Però qua non c'è niente, eh. Qua niente. No. Tutto libero, direi. Sì. Noi non abbiamo sudditi, ma qui è il nostro trono. Inginocchiati, okay. Orsù. Oppure svanisci. Inginocchiamoci, dai. Vediamo. Qua? Inginocchiati. Visitatore, cacciatore dal profumo di luna. Noi siamo Annalise, regina del castello di Kanehurst. Signora dei vile sangue, nemica giurata della chiesa. Le nostre genti sono morte. Noi siamo prigionieri di questa abietta maschera. Di che cosa vai in cerca? Presta giuramento ai vile sangue. Ah, ho capito. È una nuova fazione, diciamo. E cosa faccio? Proviamo, dai. Bene, bene. Sei in vero un cacciatore insolito. Siamo stanche di queste notti patetiche. Condividi la nostra pena. Giura contro la chiesa. Ok. Se vuoi percorrere questa via, sarai partecipe del nostro sangue dannato. Sì, ma detto così non sembra molto bello. Compi il giuramento dei vile sangue. Ok. Molto bene. Bevi dunque il nostro sangue. Senti la fiamma della corruzione che divampa. Ora fai parte dei vile sangue. Noi due, gli ultimi su questa terra. Corruzione, stemma di Kanehurst. Rispetto. Offri residuo di sangue. Nessun residuo di sangue da offrire. Ah. Attenderemo il tuo ritorno per l'onore di Kanehurst. Va bene. Non ho capito cosa ho fatto, però l'ho fatto. Mamma mia, che inquietante che è. Tu sei folle. Vile sangue o meno. Ricorda che siamo la regina. Ah, perché sono troppo vicino, tipo. Piega il ginocchio. Vile sangue, in ginocchio. In ginocchio. In ginocchio. No, ok, pensavo tipo di triggerare una boss fight segreta. Per fortuna non è così. Convocazione chiusa. Vediamo. Inventario. Convocazione chiusa. Oggetti chiave. Allora, si tratta di un invito a Kanehurst uguale a quelli dei tempi antichi. Il destinatario è ignoto, in quanto non è riportato alcun indirizzo. Usa. Non si può. Vabbè, allora niente. Non si può, eh. E adesso che si fa?